La scuola si pregia di essere dallo scorso anno presidio scolastico di Libera, intitolato ad Angelo Mario Piscardi. Tutta la comunità scolastica, in primis studenti e famiglie, ci impegniamo ogni giorno a difendere e accrescere la coscienza democratica per favorire i principi di legalità. Io ascolto loro, le loro domande, i loro dubbi, i loro interrogativi. Questo bisogno di una conoscenza che non si fermi in superficialità ma che vada in profondità. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati e soprattutto incoraggiati, sostenuti, aiutati, non portati ma accompagnati da un mondo adulto, accompagnare e non portare. E quando trovano dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili, loro ci sono, hanno voglia. Sono un po' presi da questo mondo oggi virtuale e hanno bisogno di calarsi nel reale. Tocca a noi accompagnarli in questo percorso. Oggi a fare la differenza in Italia è l'indifferenza e si è passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato. È diventata una delle tante cose, si danno per scontato alcune di queste cose. E invece le mafie sono più forti di prima, sparano di meno, fanno meno sangue, meno attentati, allora c'è una sottovalutazione. È così la droga, è così l'usura, è così il gioco d'azzardo, è così i traffici dei rifiuti. E no, invece sono problemi seri che devono essere nella continuità affrontati. Gratitudine al lavoro dei magistrati, delle forze di polizia, ma se non c'è una rivolta delle coscienze anche dei cittadini, da parte nostra deleghiamo sempre ad altri un impegno, una responsabilità che dovrebbe essere di tutti. Io credo che queste giornate per loro siano fondamentali e le ricorderanno sempre. L'incontro di oggi è sicuramente rivolto a dare una speranza ai nostri studenti. Dobbiamo educarli alla cittadinanza attiva, alla legalità, perché ce n'è tanto bisogno. Non bisogna pensare che solo il napoletano e il casertano abbiano problemi, ce ne sono anche qui, semmai sono più oscuri, più latenti, ma sono anche nel nostro contesto sociale. Noi come scuola abbiamo il dovere morale altissimo di educarli a dei valori sani, il valore del rispetto, della solidarietà, della giustizia. E qui siamo oggi per questo. Beh, la presenza di Don Luigi Ciotti è insomma una testimonianza grandissima per loro. Oggi questa giornata per loro vale più di tante lezioni di legalità in classe. Dalle infiltrazioni mafiose e camorristiche, ma dobbiamo anche difenderci molto da una cultura diffusa, da una organizzazione clientelare diffusa. Ecco, allora è questo il messaggio che bisogna condividere con i ragazzi in preparazione di questa giornata, partendo sempre dalle radici della memoria, dal sacrificio di chi ha pagato in prima persona, e quel sacrificio è un testimone che dobbiamo raccogliere con la quotidianità e con l'impegno. Anche nel nostro paese, incontrato a Bosco Caldaie, c'è un bene confiscato alla camorra. Ma quando Jacopo e i suoi compagni sono andati a visitarlo, lo hanno trovato in uno stato di abbandono totale. Si sono lamentati con il nostro sindaco, che si è così dato da fare. La scuola di Jacopo, eppure io, con la mia classe terza A della scuola media, insieme agli operai del comune e ad un'associazione che si chiama Plastic Free, abbiamo ripulito tutto. E questo è un rudere confiscato a un camorrista napoletano. Quindi questa è anche la dimostrazione che se non siamo con gli occhi attenti, la camorra arriva. E ci vuole un argine, non solo un argine istituzionale, un argine da parte della magistratura e delle forze dell'ordine che fanno già un lavoro meraviglioso, ma ci vuole anche un argine culturale, un presidio sociale, anche da parte delle autorità locali. E questo bene attende di essere restituito alla società. È un rudere, anche con del terreno attorno, dove possono nascere meravigliose attività, e in queste bellissime attività questa scuola sta dando un contributo molto importante. Una manifestazione bellissima, perché la cosa più bella e importante, al di là del bene confiscato che teniamo e certamente deve avere un utilizzo di tipo sociale, è diffondere la cultura della libertà, la libertà dalle mafie, cioè di trovare dentro di noi, soprattutto nei giovani, l'idea che non si va avanti con le raccomandazioni, con le pressioni, con tutto quanto, ma che siamo cittadini, la dignità di essere uomini e cittadini in questo paese. E oggi qui non è venuto Don Luigi Ciotti. Vi prego
di cogliere il senso di quello che voglio comunicare. Io mi chiamo Luigi Ciotti, ma non rappresento un io, ma rappresento un noi. Se sono qui è perché con tanti altri nel cammino della mia vita è stato possibile costruire dei percorsi, delle azioni concrete, fare delle scelte, schierarsi dalla parte giusta.